Iniziamo oggi ad avvicinarci alla civiltà nuragica, quindi dovremo iniziare una lezione dagli albori della civiltà nuragica, ma per arrivare agli albori della civiltà nuragica dobbiamo ricollegarci con qualche breve passaggio alle culture precedenti, perché la civiltà nuragica non è stata un'invasione di qualcuno che è arrivato in Sardegna e ha dettato legge, ma è stata la normale evoluzione delle culture precedenti. Quindi nell'arco di qualche secolo si è arrivati piano piano all'inizio della civiltà nuragica, a tutte le sue prime manifestazioni, e poi si è andata avanti nei secoli fino a quando in epoca fenicio, punica e romana le cose sono cambiate un po'. Quindi, iniziando da lontano, devo aumentare un po' il volume, però quindi non mi sento io. Iniziando un pochettino da lontano, ho pensato di proporvi qualche immagine che abbiamo già visto, come quelle della fine del Neolitico in Europa, epoca nella quale si assiste a delle manifestazioni di architettura megalitica, ossia architettura costruita con grandi pietre, con le quali si realizzano degli edifici probabilmente dedicati al culto dei defunti. Essendo un'epoca molto antica, non possiamo mai essere certi al 100% delle nostre interpretazioni. Diciamo che io vi propongo qua lezione dei più plausibili, quelle un po' condivise dall'archeologia. I dolmen, che inizialmente sono delle semplici pietre posizionate in numero minimo di tre, due verticalmente nel terreno e una orizzontalmente a forma di un architrave, compaiono un po' dappertutto nell'Europa e si sviluppano a moduli nel corso dei secoli fino a formare delle gallerie come quelle che vedete qua, quindi dei dolmen allineati a formare una galleria dolmenica. Andando avanti nei secoli, queste gallerie dolmeniche diventano sempre più raffinate, sempre più grandi. Non sappiamo se i defunti che sono stati trovati in queste architetture siano dei personaggi di spicco della civiltà che si sono voluti far tumulare nelle aree sacre, oppure se queste aree sacre siano proprio state realizzate come cimiteri. Non lo sappiamo ancora questo. Fatto sta che defunti e dolmen sono sempre abbinati, compreso il corredo funerario, ovviamente. I personaggi che abbiamo visto deposti in questi dolmen appartengono a quelle culture europee denominate del vaso campaniforme. Sono degli arcieri che vanno poi in giro per cercare dei metalli. Sono a tutti gli effetti cercatori di metalli e devono provvedere a se stessi, quindi diventano degli arcieri perché devono mangiare, devono difendersi, devono svolgere delle attività per le quali l'arco e le frecce sono molto importanti. Questi personaggi nel loro corredo funerario sono sempre circondati da elementi sempre simili: le punte di freccia, i brassard, che sono queste protezioni che vengono messe nell'avambraccio per evitare di farsi male nel ritorno della corda quando tirano le frecce, gioielli, collane, bracciali formati da denti di volpe, denti di cinghiale, è possibile, e hanno anche una ceramica tipica che dà proprio il nome alla loro cultura. La ceramica, appunto, campaniforme, ceramica a forma di campana. Ma si sente bene? Giusto? Io qua non sento il ritorno. Ok, allora io proseguo. Se non sentite, ditemelo.
Benissimo. Anche troppo. Ok, allora forse il mio raffreddore è... allora dicevo, la ceramica tipica di questi genti è il vaso a campana rovesciata, questo, il bicchiere, bicchiere, cultura campaniforme sono la stessa cosa, sono delle coppette, delle coppe senza anse, molto utili per chi si sposta, perché si evita che si rompano le anse, perché più orfetici sono intorno al vaso e più c'è probabilità che si rompano. Queste sono proprio semplicissime, ecco lì c'è una nell'immagine, questa l'avevamo già vista comunque a lezione. Quindi immaginate queste genti che si spostano e acquisiscono questa tecnica di costruzione formata da grandi pietre che vengono sovrapposte e spostandosi diffondono questa memoria di sepolture o di edifici. Le culture che li accolgono apprendono questa tipologia di sepoltura che si sviluppava in certe zone d'Europa. Man mano che loro procedono, questi dolmen si sviluppano seguendo la loro cultura. Quindi vaso campaniforme e dolmen grosso modo seguono la stessa strada, poi ci sono tutte le ramificazioni. Qual era la specialità di queste genti? Allora, noi sappiamo come erano fatte, sappiamo che sono brachimorfi, quindi sono tozzi, non sono molto alti, sappiamo che hanno una buona alimentazione, gli scheletri hanno presentato una buona dentatura e delle ossa di persone che si nutrono bene, quindi non erano anche viaggiatori, quindi non erano persone che stavano nei villaggi che magari erano soggetti a malattie, questi dovevano, chi sopravviveva doveva galoppare. Nella loro specializzazione, cioè era quella di cercare il rame, cercare i metalli, erano probabilmente bravi anche nel fonderlo, cioè non erano dei semplici cercatori di metalli, ma appartenevano a dei, a una sorta di casta che conosceva tutta la filiera del rame, dalla individuazione visiva della miniera, quindi riuscivano a vedere magari il colore verde o azzurrino del materiale che fuoriusciva dalle rocce, individuato quello, sapevano come estrarlo, cioè ricavare la roccia, frantumarla in piccolissimi pezzi e trasportarla nel luogo dove doveva essere cotta. Preparavano il sito di cottura, che era una semplicissima fossa nel terreno nella quale deponevano il combustibile, quindi legname, il carbon coke non c'era ancora, lo usiamo noi oggi perché è più facile, all'epoca usavano legno ovviamente, con l'aggiunta di alcuni elementi come la pite che solleva istantaneamente la temperatura o comunque degli inclusi che potevano sollevare a temperature il più possibile perché i metalli hanno bisogno di calore. Per aumentare la temperatura usavano anche dei mantici, quindi avevano delle pelli con delle canne e soffiavano come facciamo noi nei caminetti, noi usiamo il phon, è più facile, per un tempo usavano il mantice e gli archeologi quando scavano ad esempio sanno di essere in presenza di una fornace perché trovano un particolare elemento distintivo della cottura che è il si chiama tuyer, il bocolare, praticamente l'uscita della canna che porta appunto l'aria dentro il crogiolo. La facevano in terracotta o comunque in un materiale che resisteva alle alte temperature e quindi quando finivano la produzione della fusione dei metalli qualcuno rimaneva lì o perché si rompeva oppure perché lo abbandonavano e quindi quando gli archeologi trovano delle scorie abbinati dei tuyer sanno di essere in presenza di una industria di metallo, della fusione del metallo. Il rame fonde a
1065 gradi, 1070 gradi, quindi necessitava una temperatura molto alta. Una volta ottenuto il metallo liquido, poteva essere versato nelle forme. Pensate al budino, la forma del budino, quando mettete dentro il latte che è caldo, lo lasciate raffreddare e una volta che lo rovesciate dalla forma esce appunto il prodotto che poi noi mangeremo. Allo stesso modo facevano questi metallurghi, cioè riscaldavano il metallo, poi lo versavano nella forma, come potete vedere qua, ci sono delle forme già pronte, vedete delle asce, oppure delle zappe o dei picconi. Una volta che il rame si era raffreddato, lo staccavano e lo rifinivano. Ad esempio, lassù hanno realizzato una lama, vedete, una sorta di spadino. Per fare quelli dovevano usare una forma doppia, si chiama una matrice bivalve, cioè con due valve appunto. Come potete vedere, in quel caso è aperta. Praticamente all'interno c'è la forma in negativo dell'utensile da produrre, viene colato, ecco lì su, viene colato il metallo all'interno della forma. Chiaramente bisogna legarlo bene perché si provocano, ci sono dei gas all'interno che provocherebbero l'esplosione della forma. Allora si lega bene, si usano dei materiali idonei, chiaramente la pietra può essere steatite, quella delle forme, in modo che possa resistere le alte temperature. A volte si usa il granito, ma ci sono delle controindicazioni, quindi per il momento non ne parliamo. Una volta raffreddato il pezzo va rifinito, quindi va affilato oppure va abbellito lucidandolo, insomma si rende la finitura in modo da poterlo vendere o utilizzare. Dobbiamo sempre pensare che c'è anche il commercio di questi elementi. E c'è anche il commercio, come vedremo dopo nella navigazione, quando studieremo la navigazione, c'è il commercio anche delle matrici, cioè le forme dalle quali si ottengono gli utensili venivano commerciate, quindi c'era qualche artigiano della pietra che preparava le forme e poi le vendeva. Queste sono delle matrici che ho fotografato al Museo di Cagliari, quindi da qui un'immagine in meglio di 100 parole, si capisce benissimo la procedura per ottenere i manufatti finiti. Allora, perché vi sto dicendo tutto ciò? Perché questi personaggi chiaramente quando arrivavano in seno alle comunità, loro erano forestieri, portavano un'innovazione tecnologica di altissimo spessore culturale, cioè potevano realizzare armi, potevano realizzare ami per andare a pescare. Teniamo conto poi che il rame ha un'altra caratteristica. Quando si rovina, come sapete bene dagli zingari che lavorano ancora oggi in rame, può essere battuto per essere ammorbidito e ottenere una nuova forma. Quindi si riscaldava per ottenere la materia prima dalla roccia, ma poi una volta che l'utensile aveva la sua forma e si rovinava, poteva essere risagomato facilmente. Il bronzo no. Il bronzo seguiva un altro processo. Il sito in Europa nel quale la cultura del vaso campaniforme mette le radici più evidenti, guardate bene, non è che nasce lì mette radici, è la zona costiera della penisola iberica, siamo in Spagna. Sapevano manovrare le pietre, sapevano sovrapporre le pietre, l'abbiamo già visto nei dolmen, era quella la cultura. Quindi quando arrivano in territori dove la pietra è disponibile come materia prima, si specializzano nell'edificazione anche di edifici che servono ad altro. Se io non vi dicessi che queste immagini sono, come leggete lì, in Portogallo, sembrerebbe di essere in Sardegna. Ma in Sardegna queste costruzioni arrivano
600 anni dopo. Ah, quindi la prima notizia è questa. Quindi chi pensa che la civiltà nuragica sia una civiltà di torri costruite in Sardegna deve un attimo rivedere le sue posizioni. Così come chi pensa che quelle gente arrivano da Oriente, è evidente che arrivano da qua. Anche perché conosciamo il percorso verso la Sardegna di queste genti, che passa attraverso le Baleari, passa attraverso la Nurra, quindi la parte nord occidentale della Sardegna, fino ad arrivare in Sardegna e proseguire. È una cultura che cammina. Non arrivare anche in Sicilia, ma non supera gli Appennini. La cultura del vaso campaniforme è occidentale. Allora, siamo nel periodo in cui in Sardegna c'è la cultura di Monteclaro. Arrivano le genti del campaniforme, queste, e si incontrano con le genti di Monteclaro, un'altra cultura che conosce bene la pietra, quindi fratellini, diciamo, di specializzazione artigiana. Questa è sempre Zambuglia. Ci siete? Che qui siamo piena, io direi civiltà nuragica, ma questa non è nuragica. Ok, non sono i sardi che sono nati lì, questi ci sono da molto prima. Quindi queste genti arrivano in Sardegna, conoscono le genti di Monteclaro, che sono ricchissime. Perché? Perché hanno le miniere di rame, perché hanno le più ricche miniere d'Europa d'argento. Quindi in Sardegna c'è il rame e l'argento, laddove prima c'era l'ossidiana. Quindi la Sardegna era già conosciuta nei traffici, perché venivano a prendere l'ossidiana o i sardi la portavano fuori dalla Sardegna. Fatto sta che in queste stesse rotte si conoscono i personaggi che cercano i metalli e iniziano a scambiarsi le proprie idee e dicono: ma guarda che lì ci sono delle miniere ricche di rame, andiamo a visitarle pacificamente. Funziona tutto con gli scambi. Le genti di campaniforme, vi ho già detto che tipologia di forme usano, la campana rovesciata, che in un periodo in cui non ci sono guerre appare particolarmente ricca di decorazioni. Dove c'è guerra non c'è mai arte, ricordatevelo sempre questo. Quando ci sono le guerre, l'arte decade. Quando vedete arte all'ennesima potenza, non ci sono guerre. È sempre inversamente proporzionale. Quindi, queste genti del vaso campaniforme arrivano in Sardegna, trovano le genti di Monteclaro, che sono altrettanto brave a manovrare le pietre, altrettanto brave a realizzare oggetti di metallo, hanno l'argento e soprattutto si circondano di ceramiche bellissime, perché hanno scoperto un procedimento tecnologico con il quale separare l'argento dalla galena argentifera, dal piombo. E hanno talmente tanto piombo, guardate che il piombo noi l'avevamo, quindi non c'erano grossi problemi, ma non è che fosse così diffuso. Pensate che i sardi ne avevano talmente tanto, lo sapevano maneggiare così bene, che abbiamo delle attestazioni di 4200 anni fa di vasi che si rompono e vengono riparati con grappe di piombo. Praticamente dove si fessurava, dove si rompeva, facevano due fori e le legavano con delle grappe in piombo. Mi ricordo quando ero un ragazzo io, che c'era quello che riparava proprio i vasi, la cimene, e metteva proprio le grappe in piombo. Perfetto. Sappiate che le grappe in piombo non agitatevi, c'è il 100. Le grappe di piombo possono essere utilizzate anche, lo vedremo nella civiltà nuragica, per legare alcuni conci dei nuraghi, soprattutto nelle parti alte, quando le circonferenze diventano particolarmente precise. Allora, per unire i conci si usavano anche delle grappe di piombo, quindi troveremo anche più avanti. In quest'epoca
siamo quindi nel terzo millennio avanti Cristo, stiamo andando verso i secoli finali, ci sono delle sepolture in Sardegna fatte in questa maniera. Qui siamo in una matrona, abbiamo una sepoltura di quelle neolitiche, diciamo, qui siamo nel, una sepoltura può essere del 2600 avanti Cristo, 2500, con una cista littica, cioè una cassetta in pietra dove dentro c'era il defunto. Con la tecnologia successiva, cioè con il gusto del dolmen, viene realizzato il corridoio. Quindi qui c'è la sepoltura, viene realizzato piano piano un corridoio, in epoca nuragica mettono una stele e questa diventa una tomba di giganti. Ci siamo? Quindi le tombe di giganti sono un'evoluzione continua tra le genti del Monte Claro, le genti del Campaniforme e i successivi nuragici, li vediamo tutti confluire in questa civiltà. Allora, le genti del Campaniforme ve le ho descritte. Vediamo chi erano le genti di Monte Claro. Monte Claro è la civiltà di Cagliari. Cagliari fondata dai Fenici nel VII, ma fondata dai Sardi nel 2300 a.C., 2400. I Fenici sono arrivati molto più tardi. Quindi parliamo della Cagliari di Viale Boncammino, di Viale Merendo, di Turbigento, di Turbumanno, dove ci sono attestazioni di tombe di giganti, scusate, Domus de Giannas. Ad esempio, al cimitero di Ponaria, a fianco, nella salitona che porta alla chiesa di Ponaria, ci sono, si vedono le Domus nella parete. Quindi Cagliari era già sede di una civiltà, magari poi possono essersi spostati. Ma quando pensiamo alla Cagliari fondata dai Fenici, non dobbiamo pensare a un deserto come Dubai nella sabbia che viene fatta dagli arabi che sono ricchi. Non sono arrivati i Fenici e hanno costruito Cagliari. Cagliari è l'evoluzione di tante civiltà. Noi stiamo partendo da lontano, partiamo dalla civiltà di Monte Claro. Le genti di Monte Claro, come ti ho detto, erano ricche, avevano dei villaggi. I primi villaggi fortificati, primi villaggi nei quali dovevano realizzare delle mura per tutelare le loro risorse. Essendo ricchi avevano qualcosa da difendere e quindi dovevano proteggere i loro villaggi con delle mura che prima non ci sono. Le ceramiche già da sole mostrano la ricchezza di queste genti. Sono ceramiche grandi, realizzate con vari disegni, con delle solcature, con dei disegni floreali. Sono riccamente decorate, non è soltanto il bordino, è decorata completamente la ceramica. Ma sono anche delle genti nelle quali sono presenti elementi di rame. Quindi il metallo c'è, ci sono anche dei gioielli in argento. Ricordo anche un collare in oro, un collare rigido, non ricordo dove è stato trovato, in qualche sepoltura, però oro ce n'è pochissimo in Sardegna, probabilmente è stato trafugato, magari qualche tomba importante lo poteva contenere. A noi interessa però vedere che queste genti, oltre agli utensili, realizzavano anche delle armi, quindi punte di lancia, piccoli pugnali, insomma avevano sicuramente a che fare anche con delle piccole scaramucce e dovevano utilizzare le armi. Ci sono degli spilloni che potevano essere usati per racchiudere le vesti, quindi anche sono una sorta di gioielli. Ci sono delle punte di lancia, vedete qua, anche quella di su, a foglia, ornamenti. Non dimentichiamo mai che la cultura del vaso campaniforme ha dato un'impronta a queste genti, si sono mescolati, quindi la bellezza e il gusto dei gioielli è diventato reciproco. E poi le anfore hanno tutte delle anse facilmente riconoscibili. Adesso andiamo nelle prossime diapositive e le vediamo. Vedete? Grandi vasi con le anse. Anse possono essere doppie oppure soltanto come presa, ci sono queste grandi solcature, vedete, dei disegni anche dipinti,
sono un pochettino più rari, è più semplice la solcatura. Ma soprattutto la ceramica è lucida, quindi viene fatta una lavorazione particolarmente accurata, probabilmente erano delle stoviglie anche non solo domestiche ma da scambio, potevano essere utilizzate per i traffici commerciali. La ceramica, diciamo, più famosa di Monteclaro è quel piatto, vedete, questo piatto decorato a spina di pesce, si vede un po' meglio nella prossima diapositiva, eccolo là, vedete? È un piatto dove c'è impresso il simbolo proprio di Monteclaro. Se voi oggi andate in Viale Merello, entrate dal viale centrale di Monteclaro, percorrete tutto il viale, vi trovate davanti una, diciamo, un disegno fatto in cemento che è proprio il simbolo di Monteclaro. Non sappiamo se è una spiga di grano, Via Cadello, sì, l'ingresso centrale di Via Cadello, dove c'è per andare nella nuova biblioteca provinciale, che è su l'ex manicomio, l'ex casa del direttore del manicomio. Allora, dicevo, ceramiche molto ricche, molto decorate, e le sepolture le abbiamo già viste, quella di Via Basilicata l'abbiamo già vista l'altra volta, continuano ad essere realizzate a Pozzetto col defunto deposto in posizione rannicchiata, cosparso di ocra rossa, con questi ricchi piatti della cultura di Monteclaro deposti vicino. Queste sono altre ceramiche, sempre il nostro piatto di Monteclaro, ma ci sono anche le altre. Ricche solcature, vedete, verticali, anche orizzontali, la ceramica è bella da vedersi, non è soltanto funzionale all'utilizzo. In questo periodo queste genti ricchissime hanno necessità di compiere un processo architettonico per realizzare delle grandi mura difensive. Insieme a loro ci sono questi, la cultura del vaso campaniforme, ceramiche bellissime, decorate riccamente. Quindi ceramiche ricche le une, ceramiche ricche le altre, e per 3-4 secoli continuano a mantenersi a questo livello. Vedremo che nel 1900 a.C. ci sarà un improvviso decadimento di tutte le ceramiche che diventano lisce, inornate, bruttine. Si spopolano i villaggi, inizia un processo di come se dall'agricoltura ci si trasferisse all'allevamento, alla pastorizia, quindi le popolazioni diventano nomadi, le vedremo più avanti. Adesso concentratevi su queste ricche ceramiche del Monteclaro e della cultura del campaniforme. Vi ho detto prima che le genti del campaniforme passano attraverso le Baleari e arrivano nella Nurra, quindi pensate ad Alghero, sbarcano in quelle zone, conoscono i sardi, chiamiamo i sardi come residenti in Sardegna, e si mescolano. Un sito molto interessante che mostra dei caratteri, diciamo, i primi indizi della civiltà nuragica, si trova proprio vicino ai pressi di Alghero, esattamente di Olmedo. Si chiama Monte Baranta. È un promontorio di circa 150 metri dal quale si domina il golfo, sopra il quale c'è un'industria neolitica di menhir, cioè sopra fabbricavano i menhir. Se andate ancora oggi sono visibili. Quindi c'è un villaggio con degli artigiani, con tutte le loro famiglie, e questo villaggio viene attrezzato in qualche maniera. Anzitutto realizzano una grandissima muraglia a protezione del villaggio, perché da una parte c'è una scarpata, quindi da lì non avevano paura di qualche terrorista, qualche personaggio che voleva introdursi nella comunità, e devono in qualche modo difendere il loro villaggio dall'attacco che
può venire da un gruppo di persone che arriva all'improvviso nel prodotto che vuole entrare nel villaggio. Per non dargli subito la possibilità di penetrare, realizzano questa grandissima muraglia. Una muraglia di diverse centinaia di metri, di lunghezza, sì, larga 4 metri, questo è lo spessore, alta più di 3 metri, quindi difficile da oltrepassare, e munita di qualche ingresso, come in questo caso. Questa è mia moglie, che non è piccolina, quindi è abbastanza grande questo. Lei addirittura è sopra un basamento, quindi immaginate quanto ancora è grande questa muraglia. Badate che in questo momento inizia la civiltà nuragica. Vi spiego perché. Ricordate i dolmen, che sono perfettamente rettangolari. Ricordate le grandi muraglie? Beh, la tecnica per realizzare un passaggio nel muro è esattamente quella dei dolmen, cioè devono realizzare un corridoio nel muro tale che una persona possa passare. Questo corridoio lo ritroveremo nei primi nuraghi, che si chiamano appunto nuraghi a corridoio. Sempre a Monte Baranda c'è un edificio con delle caratteristiche molto importanti. Anzitutto è prospiciente la scarpata, quindi diciamo che è la parte finale del promontorio, oltre si cade giù. Queste genti realizzano una sorta di piazza completamente lastricata, pavimentata, con il muro tutto intorno, una piazza, pensate a una piazzetta, e ci sono due ingressi, vedete, rigorosamente dolmenici, cioè perfettamente rettangolari, che attraversano per 4 metri lo spessore murario. Ci sono alcune interpretazioni su queste. La prima interpretazione, che io non condivido, però ve la dico perché è la tesi ufficiale dell'Accademia, l'ha fatta, cioè io l'ho appresa dal professor Ugas, il professore con il quale mi sono laureato. Lui sostiene, probabilmente lo sosteneva anche Liliu, però non sono certo di questo, lui sostiene che in quell'epoca si svolgesse un rito che era quello del sacrificio degli anziani. Quindi il vecchio re doveva essere deposto a favore del nuovo re. Questo sovrano veniva scaraventato giù dalla rupe. Quindi si svolgeva questo rito cruento andando all'interno i sacerdoti, quindi gli addetti al rito, i sacerdoti, non so chi fossero, entrano dentro questa zona dove si svolge il rito, avranno fatto delle preghiere, non sappiamo nulla. Scaraventano giù il vecchio e il nuovo re esce dall'altra porta. Ci siamo? Suggestiva per chi ci crede. Deriva probabilmente dai miti greci. Io sono molto più pacifista, quindi ho una mia visione decisamente meno cruenta. Secondo me era una zona sempre cerimoniale, religiosa, nella quale si svolgeva un rito di iniziazione, non di finimento, ma di iniziazione, nel quale si entrava da un ingresso in una fase della vita, pensate adolescente, entro dentro, vengono fatti dei riti, riti di purificazione, quello che vuole, sacrifici agli dei con degli animaletti, eccetera, eccetera. Una volta superato questo rito della circoncisione, quello che preferite voi, un rito di passaggio, e si esce dall'altra porta rinnovati.
È più pacifico questo, questa interpretazione. Diciamo una dimissione, professor. Se dimesso, se... le funzioni possono essere tantissime. Se qualcuno di voi ha qualche altra idea, la può proporre tranquillamente, la possiamo discutere. Quindi fonte Baralta. È vero la storia degli Sardana che erano circoncisi? Non ho idea. Perché le storie degli Sardana le vediamo quando studieremo l'approccio con gli egizi. Sì. Quindi fra 800 anni, non 800 anni da oggi, aspetta, 800 anni nel corso. Sì, comunque in quelle zone c'era il vicino oriente, c'era la circoncisione. Sì, perché io... Bisogna valutare, no, aspetti, sì. Non finiamo la lezione. Bisogna valutare soltanto se gli Sardana sono sardi o no. Però lo vediamo qualche lezione più avanti. Ci dobbiamo arrivare piano piano. Altrimenti poi finisce in fretta. Queste sono sempre altre foto fatte a Monte Baranda. Vedete come sono fatti i passaggi? Questo è sempre Biancane. E qui, Iago. E lì ci sono... Vedete le porte, mia moglie sull'Authentic vi fa vedere quanto è alta questa porta. Quindi a Monte Baranda si assiste alla realizzazione dei primi corridoi passanti nello spessore murario, molto un nodo cruciale prima di affrontare la cinta nuragica. Tutto ciò non avviene solo a Monte Baranda. Le muraglie megalitiche si trovano in altri siti in Sardegna. Monte Baranda è il più bello, quindi vi ho portato quello come esempio. Però, ad esempio, abbiamo delle grandi muraglie anche a Olbia. Guardate questo. Nella sommità poi è stato realizzato un murage, successivamente, però già in epoca più antica questo sito, questo promontorio, viene circondato da questa muraglia. Vedete tutto intorno. Non si vede molto, ma sono mura molto alte, sono più di 4 metri d'altezza. Realizzate con pietrame un pochettino più piccolo, non sono grandissime pietre. In quest'epoca siamo all'alba della civiltà nuragica, siamo intorno al 1900 a.C., stiamo piano piano andando avanti. Succede quello che vi ho detto prima, cioè deve essere accaduto qualcosa. Non so se una guerra o una carestia o mancanza d'acqua, non sappiamo la motivazione, però si assiste proprio allo spopolamento dei villaggi e al decadimento della qualità della ceramica. Nascono le prime manifestazioni di edifici, non li chiamiamo ancora muragli, realizzati in una maniera particolare. Si sovrappongono delle pietre per formare delle grandi piattaforme, sfruttando soprattutto la roccia naturale. Cioè, diciamo, per risparmiare tempo e materie prime, se c'è uno sperone roccioso già pronto, si addossano le pietre per regolarizzarlo. Ci siamo? Questi edifici sorgono soprattutto nei promontori e nelle zone dalle quali si può vedere la valle, vedere la costa, osservare un ruscello, una vallata. Quindi punti strategici per il controllo del territorio. Questi primi edifici convenzionalmente si chiamano nuraghi a corridoio, non nascono improvvisamente, abbiamo delle datazioni che li pongono grosso modo a partire dal 1700 a.C., ma possono essere anche poco più antichi o poco più moderni, non molto, siamo nell'ambito di un secolo più, un secolo meno. Perché quando facciamo le datazioni bisogna calibrarle e ci sono dei problemi. Quindi troverete nei libri delle datazioni abbastanza sfalsate. Regolatevi intorno al 1700, siamo nel 1700 a.C., nella cultura che si chiama Bonnannaro.
La cultura di Bonnanaro è il derivato di Monteclaro, è campaniforme che si incontrano. Non ci sono ancora i caratteri della civiltà nuragica, ma scompaiono i caratteri del campaniforme e del Monteclaro. È un passaggio. Andiamo avanti. Questi primi edifici hanno necessità di essere penetrati, cioè li fanno perché bisogna entrarci dentro. I corridoi che vengono realizzati sono esattamente identici a quelli che abbiamo appena visto a Monte Baranda, cioè sono dei corridoi semplicissimi che portano sempre a una scala laterale che gira nella struttura e porta al piano di sopra. Quindi i primi nuraghi. I nuraghi a corridoio si dividono in cinque tipologie, cinque fasi. I più antichi sono quelli a corridoio con scala che porta al piano di sopra, rigorosamente con l'ingresso rettangolare di derivazione del dolme, quindi l'ingresso dolmenico, e sopra ci sono le capanne. Già Lillio nel suo libro del 1963 ha fatto un'immagine, ve la faccio vedere, no, ce la vediamo dopo, dove ha fatto una ricostruzione, dopo la vediamo. Quindi immaginate un corridoio, una scala e sopra le capanne, sopra questa piattaforma in pietra ci sono delle capanne. La seconda tipologia di questi nuraghi a corridoio vede il corridoio passante, cioè da una parte entra e dall'altra esce. Quindi prima è il corridoio che si interrompe dentro, poi il corridoio passante, sempre con la scala che porta su. In queste prime due tipologie non ci sono camere al piano di sotto e le capanne non sono ancora circolari. Siamo ancora nel campo delle camere ellittiche, delle grandi nicchie. Uno dei nuraghi più antichi si trova sulla giara di Gesturi ed è il Bruno Madugui, datato al XVII secolo a.C. Come potete vedere, tra la struttura del Bruno Madugui e Monte Baranda che abbiamo visto prima, ci sono delle similitudini notevolissime. Non possiamo dire che sono arrivate delle genti dall'esterno e hanno costruito quelle strutture. Erano già in Sardegna. È un'evoluzione delle strutture sarde. Proprio il Bruno Madugui, i Gesturi, eccola qua il disegno di Lilliu, è stato ricostruito da Lilliu in questo modo. Parliamo di quello, eh? Praticamente una piattaforma in pietra col corridoio, con la scala. La scala, allora c'è il corridoio con l'ingresso, la scala che porta su e quelle due cose rotonde, quelle due forme rotonde che ci sono sopra, sono queste due campane, che chiaramente non sono state trovate così. È una ricostruzione di Lilliu, però è verosimile, probabilmente erano proprio così. Cioè, le prime piattaforme servivano come base d'appoggio per delle capanne. Poi, se le capanne sono state fatte per fare dei riti religiosi o sono fatte per controllare il territorio, è tutto un altro discorso. L'importante è sapere che erano fatte in questa maniera. L'interpretazione la lasciamo a più avanti. Siamo ancora inesperti, abbiamo bisogno di studiare ancora un pochettino. È curioso sapere che questo genere di edifici, questi nuraghi a corridoio, non nascono in pianura, non nascono nei territori pianeggianti a vista, nascono sempre nei bordi degli altopiani. Quindi immaginate una giara, i nuraghi sono posti nei bordi della giara, non sopra. Questo è un dato molto importante perché ci deve essere una motivazione.
è la giara di Siddi. La giara di Siddi presenta una serie di nuraghi. Mi giro verso di voi, altrimenti non si sente la voce. Una serie di nuraghi posti proprio in corrispondenza dei bordi della giara. Laddove dalla giara si può precipitare giù, non c'è nulla. Ma se per caso c'è la possibilità di scendere attraverso un piccolo sentiero, là c'è un nuraghe a corridoio. Quindi dobbiamo capire perché ci sono 14 sentieri e 14 nuraghi a corridoio, uno per ogni sentiero. Allora bisogna proporre delle interpretazioni. Come potete vedere dalle foto, le giare presentano dei precipizi. Se c'è una mandria allo stato brado sulla giara e vuole scendere a valle per mangiare, perché ci sono i territori fertili, perché l'acqua, le giare sono in basalto, il territorio basaltico non assorbe l'acqua, la caccia via, quindi quest'acqua viene espulsa dalla giara e scende giù a valle e rende fertili i terreni. Quindi le mandrie guardano giù, vedono terreni fertili e vogliono andare a mangiare. Ovviamente non si buttano dal precipizio, perché gli animali dovete proprio lanciarli voi, lo sanno che si fanno male. Cercano i luoghi di passaggio. Quali sono i luoghi di passaggio? Qui sarebbe dovuta finire la lezione e vi avrei dovuto rimandare a martedì prossimo. Ma visto che abbiamo 2 minuti, non vi faccio vedere le diapositive successive dove vi svelo qual è il problema, e lo svelo con una lezione che si chiama il sistema ONNIS, che è uno studio che spiega appunto quello che vi sto dicendo. Cosa succede? L'altopiano deve cacciare via l'acqua, l'acqua si incunea in rivoli per scendere giù a valle, e anno dopo anno questi rivoli d'acqua nella stagione invernale sono più grossi e scavano, nella stagione secca, stagione estiva, si asciugano e diventano sentieri. Col passare degli anni questi rivoli, che si chiamano scalas ancora oggi, sono stati anzitutto manipolati dalle popolazioni. Lungo le discese hanno creato dei bacini d'acqua per abbeverare le mandrie, ad esempio, oppure una riserva idrica per la stagione secca. Ma soprattutto oggi sono le 14 strade asfaltate che conducono dai paesini che si trovano a valle a sopra la giara. Quindi immaginate il sistema giara vallata, il paese per andare sulla giara percorre oggi una strada asfaltata che un tempo era il rivolo d'acqua che cadeva giù a valle quando c'era la stagione piovosa. Ci siamo? Detto questo, vi do appuntamento a martedì prossimo per studiare il sistema ONNIS. Grazie e arrivederci. Thank you.